E allora ripartiamo. L'ultima domanda è quella dedicata al tema che comunque è già stato sfiorato e quella che rappresenta comunque la manifestazione simbolo di Fogliano della Chiana, che è il Carnevale. Una manifestazione che tra l'altro io personalmente ho l'occasione di seguire anche per la nostra emittente ormai da diversi anni, che quindi ne sono diventato non un esperto per carità, ma un appassionato, e sono anche uno molto convinto delle sue potenzialità oltre che delle sue qualità. Ecco, come può essere sempre di più l'elemento attrattivo e riconoscitivo di Fogliano della Chiana, e se è giusto che lo sia, ovviamente, perché non lo voglio dare per scontato. Ricomincio da Francesco Sonnati. Ma quest'anno è stata fatta la 480ª edizione del Carnevale di Fogliano. Quando il Granduca di Toscana, visto che ora facciamo anche a Fogliano e a Marciano e a Firenze, saremo anche nei prossimi giorni una mostra su Cosimo I de' Medici, ai 500 anni dalla nascita di Cosimo I de' Medici, veniva istituito 3 giorni di festa continuativa per il Carnevale di Fogliano. Quindi avere noi il Carnevale più antico d'Italia è assolutamente un valore aggiunto che ci identifica in maniera particolare. Su questo poi è la nostra storia, è il nostro amore, è la nostra passione. Tutte le persone che lavorano all'interno dei cantieri in maniera volontaria è un significato importante in un mondo come questo. Quindi vogliamo assolutamente continuare, e l'amministrazione, come ha dimostrato, è vicino sia ai nostri 4 cantieri, ma anche al Comitato del Carnevale, che insieme a noi porta avanti dei progetti. Non a caso sono stati finanziati con bandi del Ministero il percorso che in qualche modo il Carnevale sta facendo e ha portato avanti in questi anni. Le persone che vengono al Carnevale sono sempre di più, quindi è un Carnevale apprezzato, e per chi ha avuto modo di vederlo, davvero i nostri giganti in cartapesta sono qualcosa di eccezionale. Tanti vengono, tanti apprezzano, e è un piacere vedere che le persone che vengono a vedere il nostro carnevale si divertono. Quindi è stato costruito un plauso al Comitato del Carnevale, perché offrire anche dei servizi per i bambini e per gli adulti, per tutti, è qualcosa di assolutamente importante. Che dire, il carnevale è qualcosa che ci identifica, e qualcosa che manda fuori Foiano un messaggio importante, che è anche quello di solidarietà e di condivisione. Perché in un momento come questo, dove, lo ridico, la priorità maggiore è il lavoro, vedere dei giovani che lavorano all'interno dei cantieri e che in molti casi imparano anche un mestiere, ci fa estremamente piacere, è un orgoglio per tutti noi foglianesi. E poi questa sana competizione che ci fa ridere, ci fa sorridere tutti insieme, crea vivo il paese tutto l'anno. Bene, Gianluca Mencucci. Il Carnevale è il valore aggiunto di Foiano, diciamo la nostra cartolina, il nostro vanto, è la nostra identità. Cioè Foiano senza il Carnevale non sarebbe Foiano della Chiana. Sicché questa è la manifestazione in primis la più importante che avviene nel nostro paese, e devo dire che anche il periodo di cui viene fatta, l'unica concorrenza che abbiamo è sugli altri Carnevali, perché poi il mese di febbraio, di solito fra gennaio, febbraio, marzo. E questa manifestazione viene fatta, dura dalle 4 alle 5 settimane, e il paese viene, diciamo, come impegnato tutto, perché poi è una festa che viene al centro storico. E qui subentra il discorso del Comitato del Carnevale dei 4 cantieri e il valore aggiunto del paese, perché grazie al Carnevale abbiamo questa grandissima aggregazione della società foianese che sono impegnati nei cantieri e per, diciamo, produrre questi 4 grandi carri che poi vanno a sfilare, è il vanto di Foiano. L'amministrazione che noi vorremmo portare a governare il paese si impegnerà fortissimamente sul Carnevale, con impegni anche, diciamo, non solo economici, ma anche molto promozionali, perché è la possibilità di far conoscere Foiano al di fuori del nostro territorio e di dare quell'impronta e quel richiamo che potrebbe essere importante per portare a Foiano quell'economia in più che ci serve per il paese stesso. Questo è, diciamo, il punto focale del nostro, diciamo, del nostro programma.
Bene, adesso Serena Ricci, che diciamo, è di un'altra generazione, come dicevamo prima, no? Però mi sembra di capire che il rapporto con il carnevale a Foiano è davvero intergenerazionale, quindi questo parte relativamente. Piccoli. Prego. E quindi innanzitutto un grazie a tutti i cantieri, l'associazione, il comitato del carnevale, tutte le persone che lavorano per l'esistenza di questo carnevale, quindi mi riallaccio a quello che è stato detto precedentemente. Fa parte della nostra identità, della nostra cultura, e il carnevale nel mese invernale potrebbe essere utilizzato appunto ai fini turistici, anche come dicevo prima, per tutti i 12 mesi. Quindi secondo me sarebbe giusto fare un piano marketing proprio proponendo il carnevale e allacciandolo appunto al paese di Foiano e di Pozzo, in modo da portare persone non solo durante la manifestazione ma anche durante gli altri mesi, perché poi il carnevale è fatto da artisti della cartapesta, e quindi sarebbe bello creare ovviamente un museo, un itinerario museale che abbracci non solo il carnevale ma l'archivio di Furio del Furia, le nostre eccellenze, quindi unire l'aspetto del carnevale a tutte le altre particolarità e bellezze che abbiamo nel nostro territorio. Questo percorso museale sarà appunto un valore aggiunto non solo per quanto riguarda il turismo ma il commercio e tutta l'economia del nostro paese. Bene, adesso siamo arrivati al momento dell'appello finale al voto, diciamo che i tempi sono stati abbastanza rispettati, quindi non ho bisogno di darvi secondi in più e in meno, perché insomma, siete stati bravi a tenervi abbastanza nei tempi, quindi l'ultimo minuto è proprio quello dedicato all'appello finale agli elettori di Foiano della Chiana per queste elezioni amministrative, in ordine in questo caso proprio di lista e come saranno sulla scheda, quindi comincia Serena Ricci. Allora, io sono un po' contrariata da questi appelli al voto, perché sembra un po' di vendere se stessi e di vendere un prodotto. E in questo caso io, tra virgolette, vendo un programma che a mio avviso è coraggioso, innovativo e migliorativo della situazione precedente. E appunto, secondo me, ulteriori parole potrebbero risultare negative o accattivanti nei confronti dell'elettore. Le misure che abbiamo pensato nel programma sono ovviamente studiate nel corso di questi 5 anni. Abbiamo individuato le varie criticità e proposto delle alternative. Alternative appunto nel campo del commercio, delle attività produttive fuori dal centro, per quanto riguarda il tema della salute, della mobilità, un piano urbanistico diverso rispetto a quello attuale, e poi uno sviluppo pluriennale. Bene, ma comunque anche questo aspetto, diciamo, di come interpretare l'appello era comunque già di per sé una cosa interessante da proporre all'elettore. Perché questo rappresenta un po' sì, anche il modo e lo stile con il quale ci si propone, sono assolutamente d'accordo. Gianluca Mencucci. Noi siamo forti dell'esperienza che abbiamo avuto e siamo fortemente preparati per prendere questo paese e cambiarlo totalmente, cioè nel senso rilanciare Foiano in tutte le sue particolarità. Infatti il nostro slogan, che è chiaro, sicurezza, perché la sicurezza per noi è importantissimo, perché in un paese dove non ti senti sicuro non è possibile, un cittadino non sta bene, sicché la sicurezza, il decoro, perché in un paese dove ci sia decoro il cittadino vive bene, e poi l'altro l'identità foianese, il ritorno alle nostre, diciamo, le nostre eccellenze,
non l'identità ma soprattutto le nostre eccellenze, sicché recupero delle nostre eccellenze, rilancio del territorio, delle nostre cose migliori, sicurezza e decoro. Noi siamo fermamente convinti, sia io che metterò tutto il mio tempo a disposizione, che sia la squadra di cui faccio parte, perché poi c'è i 12 in lista, ma abbiamo anche tutti i 77 componenti di questo gruppo che abbiamo costruito, il nostro programma, che sono fermamente convinti di poter, come si può dire, costruire una Foiano ora, cioè che vorrebbe dire una Foiano nuova, una Foiano che possa essere al passo coi tempi, bella, pulita, che si senta finalmente l'orgoglio di essere foianesi in un borgo medievale della Val di Chiana. Interrompo solo per il rispetto dei tempi, ovviamente, non per altro. E allora chiudiamo con Francesco Sonnati. Allora, chi mi conosce sa benissimo che la mia candidatura in precedenza e quella attuale non è certo per ambizione personale, ma perché è un amore per il mio paese. Su questo chiaramente a me piacerebbe e voglio chiudere il cerchio, perché vogliamo continuare con i servizi che abbiamo offerto sia nel sociale, garantendo servizi importanti per chi è più in difficoltà, sia nella scuola per l'ottimo lavoro fatto con la collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo che dà possibilità di lavoro, andando incontro alle esigenze nel settore ambiente con l'efficientamento energetico, la tariffazione puntuale, e in questo percorso vogliamo dare le risposte, quelle che sono in linea con i tempi che stiamo passando, quindi investire sempre di più in cultura, in turismo e per dare le risposte davvero a quello che è Foiano e che in questo momento la Val di Chiana tutta offre, quindi offrire qualcosa in più con l'apertura del teatro, con il museo del carnevale, con degli spazi espositivi permanenti per Scannagallo e per le foto di Furio del Furia, quindi offrire davvero qualcosa di in più, chiudere il cerchio e dare una risposta a un percorso che è nato anni fa e non adesso. Bene, noi chiudiamo invece questa nostra trasmissione dedicata alle elezioni amministrative del comune di Foiano della Chiana, si vota ovviamente come in tutti gli altri comuni per le europee il 26 di maggio, grazie a Serena Ricci, candidata del Movimento 5 Stelle, a Gianluca Mencucci, candidato della lista Foiano Ora, e a Francesco Sonnati della lista Foiano Insieme. Fra poco con i candidati di Terra Nuova Bracciolini.